di una ragazza che va a cena a casa dei genitori del suo fidanzato, ed è la prima volta che li conosce, ed è la sera di Natale, e diciamo non, la sera di Natale non va come ci si aspetta, e parla di questo. Diciamo, è una storia che nasce da uno spunto personale della mia famiglia, ma che ho riscontrato comunque, che succede in tante famiglie, e cioè l'idea di credere ancora un po' a Babbo Natale anche quando si cresce. Quindi è un po' questo, insomma, di cercare di ricordarsi che c'è anche ancora un bambino dentro di noi. Molta ansia, perché comunque faccio l'attrice di solito, e da una parte mi sentivo più responsabilità, perché avevo paura che magari sai, le persone tendono a dire: ah, ma lei fa l'attrice, perché succede agli attori, è una cosa che capita. Però in realtà non è stato questo il caso, perché mi sono stata messa nelle condizioni di poter fare tutto quello che desideravo, sono riuscita anche ad ottenere le immagini che volevo, sono riuscita a raccontare quello che volevo raccontare, avevo bene in testa quello che volevo raccontare, e mi sono contornata delle persone che ho scelto, sia di cast che di troupe. E questo è un privilegio che non tutti hanno, però io me lo sono conquistato, perché sono tanti anni che faccio l'attrice, quindi ho chiamato gli amici, le persone che conosco e con le quali ho lavorato veramente per tanti anni. Sicuramente cercherò di provarmi ancora alla regia.